Un sogno ricordato, un ostacolo pieno di spine, è tutto ciò che è derivato da un sogno immaginario. Tenuto per sempre lì dentro, intenta uscire da quel filo spinato. 27 gennaio, la vita di ogni uomo finisce nello stesso modo, ma sono i particolari di come è vissuto e di come è morto che differenziano un uomo da un altro. Quel che è accaduto non può essere cancellato, perché quel filo spinato non è ancora stato tagliato, ma non si può impedire che accada di nuovo. Una spina, un filo spinato intorno alla propria anima. Anche se provi a liberarti, verrai punto. Se cercano di salvarti, si faranno male. Un destino già scritto. Un lamento. 6 milioni di persone camminano in fila. Una marcia lenta e desolata. In quel campo un solo lamento, circondato da un filo spinato, lasciando tutti senza fiato. Di tutto questo rimane perso, solo la memoria che è importante perché ci fa ricordare per non risbagliare. Chi incava in quei campi perse tutta la sua umanità, ma l'ideatore di tutto la perse ancora prima. Ricordi e libertà. Quel filo spinato le bloccava dalla libertà, ma ora ricordi liberi continuano a scorrere, nella mente di chi ha vissuto, provato e taciuto. Con i bambini non poteva ancora giocare e saltellare, perché tutti erano costretti a lavorare, come matti, cercando via di fuga, ma morte soltanto trovare. Lavora, lavora o verrai punito, le parole in testa di donne e ragazzini, che non si aspettava, una volta fuori di lì, di dover andare a visitare, la tomba delle persone che tanto amava. Traditori. Con loro sguardo imploravano, col loro dolore si rivelarono, tutti fingevano di non capire, di non vedere, di non sapere. Con il loro silenzio li hanno uccisi, sterminati e traditi.